Benvenuti a il punto trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Questa settimana sono ospiti in questo studio il consigliere regionale Carla Casciari del Partito Democratico, il consigliere regionale Marco Squarta, Gruppo Fratelli d'Italia. Do il benvenuto a Carla Casciari che è per la prima volta ospite nella trasmissione, in quanto nella precedente legislatura, pur essendo membro attivissimo della regione, non ha partecipato a queste eh, discussioni. Che per ora non includono la, eh, la squadra degli assessori. Come consigliere regionale, invece, eh, sia Carla Casciari che Marco Squarta fanno parte della Commissione Terza, quella che si occupa di sanità e servizi sociali, che è una delle commissioni che ha prodotto uno dei primi atti legislativi approvati anche dall'Aula di Palazzo Cesaroni. Sempre bene dare informazioni su questo perché uno sguardo distratto alla politica può far passare magari in secondo piano che una legge è stata approvata in questi primi mesi di legislatura, di questa decima legislatura, ed è la legge che riguarda le politiche giovanili sulla quale immagino eh, abbiate idee diverse, comincerei con Carla Casciari per illustrare anche al pubblico che non lo sapesse in che cosa consista a grandi linee eh, questa legge che la Regione ha approvato. Sì, grazie, buonasera a tutti. Eh, sì, diciamo che è stata una grande attenzione dell'Assemblea legislativa a un tema caro a questa, a questa regione, che è quello appunto del futuro, ma anche del presente dei giovani. È stato uno dei primi atti eh, approvati dall'Aula, è una legge che viene un po' da lontano, nel senso eh, che è stata preparata in due anni e mezzo di attività della, dalla precedente eh, giunta, eh, dal mio eh, assessorato. Eh, insieme alla scuola di formazione eh, di Villa Ombra è stato portato avanti un lungo percorso di partecipazione, ma anche proprio di progettazione e di ehm, eh, coordinamento regionale per la costruzione di una legge che riguardasse i giovani. Eh, li riguardasse proprio a 360 gradi, quindi sia eh, dal punto di vista appunto di eh, tutela di forse quello che è la cosa eh, in questo momento eh, più importante per loro, ma anche per l'Umbria, cioè quello eh, di, una, mh, di una formazione molto vicina al mondo del lavoro, eh, fino ad arrivare alla carta degli studenti, fino ancora a una consulta che permetterà eh, a una. Eh, diciamo variegata eh, con pagine di giovani eh, regionali di diversa estrazione eh, di, essere, eh, di dare un parere eh, obbligatorio negli atti eh, che eh, la, la, sia la Giunta che il Consiglio regionale eh, dovrà produrre che riguarda appunto a 360 gradi il loro essere quindi appunto dalla cultura all'associazionismo passando per il lavoro alla formazione tempo libero, quindi è una legge eh, che prima di tutto costringe e anche obbliga eh, diverse competenze a coordinarsi e quindi a ottimizzare anche le risorse destinate a ciò. Risorse, mi perdoni se aggiungo questa postilla, è stata contestata l'entità delle risorse, 70.000 euro per il primo anno, però poi a bilancio sono previste ulteriori quote, immagino, per renderlo più. Cospicuo. Sì, intanto eh, vorrei eh, appunto ribadire questa cosa. 70 euro, I 70 mila euro sono destinati soprattutto ad alcune azioni innovative della legge. Eh, penso appunto alla gestione, eh, diciamo al coordinamento della consulta, ma anche eh, ma a, a molte altre voci eh, che non ritroviamo eh, direttamente finanziate nella legge hanno capitoli di bilancio proprio. Se penso appunto alla carta. Io studio anche il portale che aveva già accantonato 60.000 euro per l'avvio, per la fase di start-up. O penso a tutte le politiche attive del lavoro solo su garanzia giovani. La precedente giunta ha postato 23 milioni di euro appunto per la formazione e anche eh, per le work experience. Penso all'UEL. Well. Quindi eh, diciamo la legge. Vuole essere semplicemente uno strumento di coordinamento delle politiche eh, giovanili e di tutto ciò che riguarda eh, una, la politica per gli under 35. Squarta, il gruppo Fratelli d'Italia invece non ha votato favorevolmente nei confronti di questa legge e c'è stata una posizione anche un po' critica. Ma perché? Ma noi abbiamo criticato l'impostazione della legge in generale, già questo disegno di legge era arrivato se non erro a fine della vecchia legislatura poi non fu approvato e se non erro il dirigente che aveva appunto accompagnato la relazione della legge stessa aveva criticato aveva espresso delle perplessità in riferimento alla somma destinata e soprattutto al fatto stesso che non è una somma continuativa viste anche le esigenze di bilancio della giunta regionale quindi sarebbe potuto addirittura essere minore nell'anno successivo quindi noi Abbiamo contestato la cifra di 70.000 euro che eh, la ritenevamo una cifra assolutamente insoddisfacente e soprattutto l'impostazione. Della, della legge per carità io vengo dal mondo studentesco sono stato il primo presidente della consulta provinciale degli studenti ho fatto eh, politica nelle scuole e università ho iniziato lì come tanti altri miei coetani però riteniamo che questa legge sia molto fumo e nella realtà non riesca a concretizzare i veri problemi che oggi hanno i giovani perché la relazione che ha fatto pochi giorni fa le due caritas di Perugia e di Terni e anche la Croce Rossa hanno illustrato una situazione drammatica degli anni 35, persone che addirittura eh, qualcuno va a dormire in auto, è successo a Terni pochi giorni fa, è andato nella ribalta dei giornali e soprattutto come penso a tanti professionisti di oggi, oggi fanno veramente la fame, no? quando una volta uno iniziava a fare l'avvocato, il medico. L'architetto quant'altro oggi in realtà sono una categoria assolutamente ai margini e noi avremmo voluto una legge che avesse un'impostazione diversa, che andasse soprattutto a incidere, ho sentito prima Garanzia Giovani, credo però uno strumento che è vero che viene a livello nazionale, però passa attraverso gli organi locali, provincia, regione che non sono sinceramente, eh, come sapete tutti, amministrati dal centrodestra, che però risulta ad oggi essere un vero e proprio fallimento, perché parliamo di rimborsi, perché sono, non sono altro, di 500 euro al mese. Nei confronti di giovani ho fatto un'interrogazione dove ad oggi ci sono gravissimi ritardi nei pagamenti di queste somme nei confronti appunto di questi ragazzi che fanno, lavorano per più di 8 ore al giorno. Viene eh, rimpallata la responsabilità alla provincia, alla regione e all'IMS e quindi io dico: prima di fare una legge che destina una somma irrisoria, io avrei in maniera generale agito in primis su garanzia ai giovani e fatto una legge che andasse nella direzione di risolvere concretamente i problemi che tanti giovani oggi eh, riscontrano. Allora, il tempo ci dirà eh, nell'attuazione di questa legge se ci sarà un'efficacia o se sarà necessario rimetterci le mani. Eh, cambio argomento per parlare di una cosa che riguarda sempre la Commissione eh, sociale. Eh, avete incontrato prima il garante dei detenuti che tra l'altro dovrà essere eh, rieletto perché è scaduto il mandato del professor Fiorio, eh, avete ascoltato tra l'altro proprio su input di squarta. La polizia penitenziaria e le rappresentanze sindacali che sono venute hanno esposto i tanti problemi che ci sono per le guardie carcerarie all'interno delle strutture, avete raccolto queste osservazioni e formulato una proposta di risoluzione. So che non è finita qui perché intendete anche andare in carcere, se non ho capito male, insieme alla prima commissione. Quindi insomma questo è un filone che vi vede comunque impegnati. Allora, riparto da Carla Casciari per sapere... Alla luce anche di quello che abbiamo saputo ultimamente dai quotidiani che nelle carceri Umbre qualcosa di migliore eh, rispetto al passato c'è, ci sono innanzitutto meno detenuti, il che già eh, è, una, è una notizia positiva. Però insomma tanto ancora da fare per coordinare, poi c'è carcere e carcere, come sappiamo, ci sono quelli col 41 bis e c'è Perugia che in confronto diciamo, è, è tutta un'altra situazione, Casciari. Sì, eh, beh, questo degli istituti penitenziari è stato un argomento che ne, nella mia precedente esperienza ho eh, curato molto anche perché eh, c'è stata una condizione effettivamente critica di sovraffollamento, di autolesionismo in carcere che metteva anche in difficoltà appunto il lavoro. Della polizia penitenziaria e la sicurezza stessa dei detenuti. Credo che un po' le misure del governo, quindi un po' anche un sistema detentivo che è cambiato. L'Istituto di Capanne, quello di Perugia, sta attuando una politica diversa che si chiama appunto sorveglianza dinamica in cui proprio cambia anche il ruolo fisico della polizia penitenziaria perché diciamo c'è una sorveglianza, una videosorveglianza e quindi il Detenuti eh, sono liberi di muoversi eh, dentro la struttura. Ma eh, quello che un po' mi preme mh, per storia personalmente, anche perché i dati eh, ci, diciamo, ci supportano eh, proprio nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione: sì, bene espiare la pena, certamente è il primo, eh, diciamo, la, la prima il primo compito della detenzione ma quello della riabilitazione è certamente un ambito che ci deve interessare in prima persona e lo dico perché le recidive per chi lavora in carcere, per chi ha un'occupazione in carcere, per chi impegna il proprio tempo dentro gli istituti penitenziari, le recidive sono veramente prossime allo zero rispetto a chi Invece a fine pena eh, si ritrova magari a, a ripercorrere le stesse strade errate eh, che aveva già percorso. Quindi quello del, del lavoro in carcere, della formazione eh, dei detenuti, è stato un tema che ho voluto trattare appena rientrata in Consiglio regionale, anche perché eh, c'è tutto il nuovo Fondo eh, Sociale Europeo, che di cui una parte appunto eh, si dedica eh, in modo particolare all'autonomia delle persone, al, al fatto che ciascuno di noi debba avere quegli strumenti necessari per camminare con le proprie gambe. Credo che appunto questo di avere in mano eh, un mestiere, una professione per chi è prossimo eh, ad uscire dal carcere sia un segno anche di, di civiltà e anche una riduzione dei costi sociali che poi un detenuto una volta uscito eh, potrebbe di nuovo eh, appunto, ricommettere eh, reati e ritrovarsi in una condizione che quello che ha fatto praticamente eh, nullo. Quindi l'attenzione della terza commissione ma anche della prima, anche in vista appunto, della prossima eh, rielezione del garante dei detenuti che ricorda una figura che eh, è, è stata istituita da una legge regionale del 2006 ma che non era mai stato ancora eh, nominato. Squarta, ricordavo poco fa, eh, ha praticamente chiamato la polizia penitenziaria. Dopo aver sentito il garante, ha detto che eh, dobbiamo sentire l'altra eh, campana. E la sua posizione per quanto riguarda come viene gestito invece il sistema carcerario, che cosa c'è da fare, quali sono le urgenze? Ma io ho contestato da, dall'inizio la figura del garante dei detenuti. Perché io pur rispettando il professor Fiorio, che tra l'altro è stato un mio insegnante alla facoltà di giurisprudenza, massimo rispetto, grande competenza e grande professionalità, però io ritengo che sia una figura eh, abbastanza inutile. Eh, oggi l'Italia vive come ho sempre detto in un paese assolutamente civile, abbiamo dei diritti costituzionali che moltissimi paesi dell'Europa ci invidiano, oggi i nostri eh, carcerati eh, godono di tantissimi diritti, ricordo l'istituto della liberazione anticipata per cui eh, un, un soggetto che viene condannato per esempio per omicidio a per 16 anni eh, effettivamente se si comporta bene sconta una pena di circa 9 anni e mezzo. È cosa che non, non avviene in nessun paese del mondo. Quindi abbiamo un paese che dà ampissimi diritti ai carcerati, se è stato un problema di sovraffollamento assolutamente quello sì, che determina secondo me da un'incapacità del governo di affrontare le problematiche e allora io ho posto il problema dicendo abbiamo persone condannate che godono di tantissimi diritti i detenuti, però non pensiamo mai... Sono comunque persone che hanno sbagliato, che stanno scontando una pena, io non li metterei allo stesso livello di chi fa il proprio dovere, che rappresenta lo Stato, mi riferisco alla polizia penitenziaria, che vive in condizioni assolutamente pessime, con un sottorganico che è lampante sotto gli occhi di tutti, con condizioni lavorative alcune volte ai limiti della decenza, da anni il governo non ha mai voluto prendere in considerazione di per esempio eh, riallargare la pianta organica, il problema dei permessi e degli straordinari che tuttora è un problema fortemente sentito dalla polizia penitenziaria e soprattutto polizia penitenziaria che abbiamo visto anche di recente da cronache purtroppo che sono comparse la ribalta regionale e sono state anche vittime di aggressioni all'interno degli istituti eh, penitenziari. Per questo io ho contestato la figura del garante, ho votato contro alla sua relazione e avevo chiesto che fossero sentite le forze di polizia. Il presidente della commissione Solinas ha accettato questa mia proposta, abbiamo ascoltato tutte le loro istanze e le loro esigenze e siamo arrivati ad una risoluzione che anch'io ho votato che prevede da una parte appunto eh, viene messo in considerazione, come diceva prima la collega Casciarri, eh, le istanze del popolo carcerario, al tempo stesso c'è stato un impegno da parte della Commissione e spero anche del Consiglio di portare a livello nazionale le problematiche che la Polizia Penitenziaria ha enucleato. Io contestavo il fatto, per esempio, che la relazione del garante eh, si criticasse il fatto stesso. Che di fronte ad un'assistenza sanitaria che hanno i carcerari, i carcerati di 24 al giorno, cosa che non ha nessun cittadino che paga regolarmente le tasse, eh, venisse contestata il fatto stesso che si aveva a che fare con giovani poco esperti. E io ho detto che se una persona si sente male la notte e chiama la, la Guardia America la notte, non è che trovano dei luminari. Quindi avevo. Da quel punto di vista, un po' contestato eh, questa, questa, questa relazione, che io un po' avevo visto come ideologica, perché l'avevo appunto eh, considerata come un atto di accusa nei confronti della polizia di penitenziaria, cioè di persone che a 1.200 euro al mese svolgono il compito eh, con grande dignità e con grande rispetto rappresentando lo Stato. Tra l'altro, vi rubo solo 20 secondi per eh, mettere in evidenza una cosa che è venuta fuori proprio dalla polizia penitenziaria. Eh, nonostante le difficoltà hanno avuto un approccio molto collaborativo, perché loro stessi, i rappresentanti sindacali delle, della Polizia Penitenziaria hanno detto "Noi abbiamo queste grandi strutture che possono essere utilissime anche in caso di calamità naturale, terremoto. Nessuno ha mai pensato a questo utilizzo del carcere", cioè loro hanno fatto questa proposta che voi avete recepito. Poi altro problema grave, perché qui coinvolge eh, l'amministrazione dell'Italia, non della regione, quello del provveditorato eh, dell'amministrazione penitenziaria che pare ormai effettivamente Spostato in altra regione, e questo può provocare dei problemi per quanto concerne eh, poi chi dirigerà i, i detenuti col 41 bis, dove li manderanno, quindi ci sarà. Voi vi impegnerete quindi anche su questo perché ci sono margini ancora per muoversi. Sì. Bene, Casciari voleva aggiungere qualcosa sì, su questo. Eh, volevo dire che eh, a proposito appunto della, purtroppo del PRAP, della fusione con uh, un'altra regione. Eh, già nella precedente, la precedente assemblea legislativa si era mossa eh, cercando di eh, scongiurare appunto, lo spostamento della de de direzione dell'amministrazione penitenziaria in eh, appunto, la fusione con, con la Toscana. Eh, è ancora da vedere eh, se sarà uno spostamento fisico della sola direzione mantenendo poi invece la parte eh, tecnica amministrativa qua e quello eh, permetterebbe di gestire meglio naturalmente i flussi e gli spostamenti anche eh, dei, eh, dei detenuti, anche l'amministrazione la, quotidiana, i rapporti appunto con i propri dipendenti. Eh, che eh, devono necessariamente essere più prossimi al territorio, quindi la riprenderemo certamente anche come, eh, come, eh, come, com attenzionandola di nuovo, visto che eh, la Regione Umbra purtroppo sconta il fatto che essendo eh, neanche arrivando a un milione di persone, spesso le amministrazioni centrali tendono a spostare eh, le direzioni in, in altre altri regioni, luoghi. con problemi <ride> poi per chi la direzione la perde. Ripartirei dal consigliere Squarta per andare nella sanità, ma più che sanità vorrei dire anche aspetti che riguardano il welfare, di cui tra l'altro Carla Casciari è stata ex, è ex assessore regionale, quindi vi sento entrambi su questo argomento. Lei Squarta eh, ultimamente ha fatto due interventi politici di un certo rilievo, innanzitutto ha ribadito la linea del suo partito, cioè una sola ASL e una azienda ospedaliera e ci spiegherà. Perché, anche se da questi microfoni il suo predecessore Zaffini più volte ha eh, esplicato la teoria. L'altro richiamo, e questo mi sembra proprio di attualità, eh, lei ha chiamato sempre nella Commissione Sanità le famiglie con figli autistici. Se possibile vorrei vedere un po' queste due cose. Allora, per quanto riguarda la prima, eh, io ho diciamo... Ho portato avanti la mia idea, che poi anche quella di Fratelli d'Italia, per quanto riguarda l'aspetto dell'organizzazione della sanità in Umbria. Ho più volte ribadito che a noi non interessa il balletto delle nomine che sta avvenendo in questi giorni sui direttori delle due ASL, delle due aziende ospedaliere che non interessano ai cittadini e che stanno in realtà solo uh, protrandosi per degli scontri all'interno del Partito Democratico e la dissoluzione che io avevo più volte eh, enucleato, ma così come i miei predecessori, di fratelli d'Italia prima d'Alleanza Nazionale, è quella di arrivare ad un'unica azienda ospedaliera integrata Perugia e Terni ed un'unica ASL. Di fronte ad una popolazione come la Regione Umbria di circa 800.000 abitanti, noi abbiamo esempio in Lombardia, nel Lazio, in Piemonte di ASL e di aziende ospedaliere con oltre un milione di abitanti. Quindi è assurdo che oggi in Umbria con la nostra popolazione abbiamo questa divisione che non porta assolutamente a niente di utile se non alla duplicazione delle nomine e quindi dei costi, direttori sanitari, direttori generali e tutto poi ciò che viene sotto. Cosa che se si arrivasse ad un'unica azienda ospedaliera integrata a Perugia Terni e ad un'unica ASL si potrebbero arrivare alla riduzione di alcuni costi importanti che permetterebbero di arrivare a sostenere la permanenza di alcuni presidi territoriali importanti, mi faccio riferimento se parlando in questi ultimi tempi del punto nascita di Narni, faccio un esempio della provincia di Terni, è uno della provincia di Perugia di castiglione del Lago. Quindi la possibilità di garantire i presidi territoriali, che sono presidi fondamentali ed importanti, senza toglierli, magari andiamo a togliere l'aspetto organizzativo apicale. Non ha senso con 800.000 abitanti rispetto al modello della Lombardia del Lazio e del Piemonte, quindi cito modelli di centrodestra e di centrosinistra, avere due ASL e due aziende ospedaliere. Facciamo, ritengo, ridere. Per quanto riguarda la proposta: che ho fatto in commissione riguardo l'autismo qui non se n'è parlato negli ultimi anni no è no la prima no volta è... Che... io l'ho affrontato Carla Casciani mi guarda male no, vuol se ne che... parlato se ne è parlato ho commesso però... qualche errore ma se n'è parlato scriverà. però credo che non mi risulta che la commissione sanità mi sono informato in precedenza abbia mai chiesto l'audizione delle associazioni delle famiglie dei direttori generali dei dirigenti eh, appunto competenti in materia l'autismo purtroppo è un problema che sta dilagando nella nostra regione, ci sono sempre più casi di bambini e di ragazzi autistici. Riconosco che in Umbria ci sono dei centri veramente eccellenti eh, per la cura di questi ragazzi, con dei grandissimi professionisti, ma non riescono, ad, eh, per mancanza di risorse, ad risolvere in maniera esaustiva questo problema, perché parliamo di ragazzi per cui non c'è oggi una cura che hanno la necessità di un'assistenza H24, che oggi la ASL del sistema sanitario copre solo in parte queste spese di cura. Mi riferisco non per tutti, ma al sostegno, per esempio, di lunedì al venerdì dalle 9 alle 5 del pomeriggio. E quindi fanno sì che i familiari devono ricorrere purtroppo privatamente sborsando di tasca loro le cifre per poter curare questi ragazzi, addirittura famiglie che spendono 7-800 euro al mese con famiglie che fanno dei sacrifici enormi, economici, ma anche fisici, perché pensate ad avere un ragazzo, non solo un bambino, con questi problemi, problemi molto seri, molto gravi, che necessitano di un'assistenza quotidiana. Io ho incontrato l'altro giorno una famiglia per cui il padre ha un ragazzo autistico di 20 anni, che sono 20 anni, che faccio l'esempio, tutte le sere a mezzanotte, alle 2, alle 5 si deve alzare per accompagnare il ragazzo al bagno. Non esistono la possibilità di, 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 di avere un minuto di, di pace perché devi stare comunque H24 con questo ragazzo. Quindi, io credo che la Regione, alla luce anche del piano sanitario che deve essere affrontato a breve dalla Commissione e dal Consiglio, debba affrontare in maniera eh, sistematica questo problema, investire delle risorse importanti perché sono famiglie che la Regione non può abbandonare, ma che assolutamente deve sostenere. Oggi, già la Regione fa molto perché riconosco qui le divisioni politiche. Non debbono esserci, ci sono dei centri di grandissima eccellenza, però possiamo e dobbiamo fare assolutamente di più. Questa è una battaglia che io intendo sostenere in prima persona, ma vedo che c'è anche un forte spirito. Collaborativo da parte di consiglieri di maggioranza. Sentiamo Carla Casciari che evidentemente mi ha, mi ha colto distratto su questa faccenda, delicatissima, peraltro, per cui bene che se ne parli anche adesso. Sì, eh, la ringrazio. Credo che appunto come diceva il consigliere Squarta non ci siano colori perché è un tema che è stato a me molto caro nella parte sociale eh, del mio assessorato, cioè eh, appunto nel garantire eh, in genere alla disabilità. Dei percorsi di autonomia. Io non sono, credo che dal punto di vista sanitario, siamo una regione certamente potremmo fare di più, ma già ben strutturati. Forse quello che dovremmo potenziare è proprio un supporto più forte alla quotidianità che si traduce soprattutto nei ragazzi più grandi perché questi ragazzi stanno crescendo, addirittura eh, diciamo delle strutture innovative, penso a eh, dei centri appunto diurni dove però ci sono percorsi eh, attivi di lavoro, eh, mi viene in mente il Forabosco che forse è la prima esperienza. Eh, appunto, su un immobile nel Comune di Perugia dato in concessione a un'associazione di genitori, proprio alcune forme stanno diventando addirittura obsolete proprio perché i ragazzi crescono e hanno bisogno eh, di altri percorsi. Quindi, su questo lo sforzo eh, c'è stato. Eh, pensate che abbiamo avviato al lavoro con un tutor uno a uno, eh, mi sembra 27 ragazzi adulti. Eh, con un progetto europeo, cioè drenando eh, 240 mila euro eh, da un, su un importante processo, progetto europeo, lo SWAMS, e su questo eh, abbiamo cercato di inserire anche buone, tantissime risorse della nuova programmazione comunitaria, dove appunto non si parla più di un'assistenza mera a se stessa, ma di un percorso che aiuti l'autonomia delle persone, qualunque esse siano, cioè tutte le persone che partono con uno svantaggio, abbiamo cercato di programmare appunto eh, le risorse non per una mera così gettone eh, ma eh, per garantirgli dei percorsi che li possano far camminare e questo ci tengo a precisarlo con le proprie gambe perché non esiste disabilità alcuna ma eh, abbiamo il dovere di dare degli strumenti per superare quegli steccati che l'ambiente pone a chi ha uno svantaggio quindi cambiare proprio così come dice la nuova convenzione ONU, eh, l'idea di disabilità. E su questo credo che appunto il lavoro, la possibilità eh, di anche avere una certificazione delle competenze di questi ragazzi che spesso escono da scuola e si trovano eh, disorientati con le famiglie che riassorbono tutto il carico. Eh, sulle loro spalle eh, dovrà essere una grande sfida di questi prossimi eh, cinque anni, proprio nel capovolgere anche un po' la visione troppo sanitaria che qualche volta è stata data. Sono felice di aver trovato chi ne sa molto più di me e visto che c'è un minuto e qualcosa, una risposta brevissima su un ultimo tema. L'anno scorso grandi battaglie per il piano scuole, offerta, formativa <ride> e programmazione, quest'anno pratica liquidata in pochi minuti. Allora Carla Casciari <ride> è la prima che può rispondere. Perché? Eh, forse perché, come dire, l'assessore precedente ha quietato un po' di... Eh, di temi territoriali, no in realtà eh, perché eh, nelle, nel quinquennio precedente c'è stata anche una modifica dei rapporti regioni-stato e quindi modifiche anche dentro la stabilità dei parametri, delle autonomie, numeri di studenti che sono cambiati nel quinquennio, eh, forse quest'anno appunto si è stabilizzato un po' eh, anche dal punto di vista normativo il quadro. E, e quindi il piano dell'offerta formativa è anche del dimensionamento si è calmata le grandi città, Perugia, Terni Foligno avevano già riassettato gli istituti comprensivi secondo le nuove normative quindi quest'anno solo una limatura eh, soprattutto in alcune realtà che rischiavano di perdere la propria dirigenza, penso Cascia o altri territori insomma un po' più periferici quindi... Chiarissimo, squarta in pochi secondi non ha, lei non ha approvato neanche questo invece Beh, assolutamente no, diciamo che Qui siamo a che fare con, con tematiche tecniche che comunque anche qui devo andare. Non, bisogna avere eh, diciamo diversità di opinioni solo per appartenenza politica. Eh, noi abbiamo contestato anche il modo con cui è arrivato, perché è arrivato in commissione veramente la sera prima. Per cui l'abbiamo discusso il giorno dopo, quindi è il giorno per andata in Consiglio. Quindi sono stati dei tempi per noi inaccettabili. Ma questo è più un rapporto raggiunto e Consiglio che ai cittadini non interessa. Il piano scuola è stato, appro è stato approvato, diceva prima la consigliera Casciarri: a seguito anche delle notevoli modifiche che sono avvenute a livello nazionale, ripartendo le competenze tra le regioni, lo Stato e le province. Noi ci auguriamo, da questo punto di vista, che sia una pianificazione che vada in una eh, ripartizione omogenea e diciamo nel nostro territorio regionale senza creare penalizzazioni per territori che ahimè alcune volte sono anche dimenticati da Dio visto anche la difficoltà con cui uno può arrivarci. Bene, vi ringrazio anche per la sintesi, siamo allo scadere e quindi non mi resta che salutare chi ci ha eh, ascoltato e guardato in tv o nella rete, grazie per la vostra attenzione, appuntamento alla prossima settimana.